Ciao a tutti e bentornati a questo nuovo video del Witchy Tag, la terza parte. Ormai sapete già come funziona, sempre lo stesso giorno per me, camera penombra, luci orribili, eccetera. Partiamo con le domande. 41. Come gestisci il rifiuto da una collega strega che si rifiuta di fare una lettura o un incantesimo per te? Di solito non chiedo alle amiche streghe di fare letture o incantesimi, e se si dovessero rifiutare non credo che sarebbe un problema, perché io stessa mi rifiuto spesso di leggere le carte a qualcuno perché non è il momento giusto, oppure non me la sento di rispondere a determinate questioni, soprattutto sulla salute, cose di questo genere. 42. Pensi che sia necessario aprire il cerchio quando pratichi? No, perché io pratico da sola. No, perché cioè non credo che fare l'atto fisico di girare intorno mettendo il sale, aprire il cerchio, chiudere il cerchio, eccetera, quando sono da sola sia così fondamentale. Cioè, una volta che mi proteggo, mi faccio la mia bella palla di energia bianca che mi protegge, non vedo l'utilità di fare il cerchio. Se Steven Spielberg ti chiamasse e volesse fare un film sulla tua vita, chi vorresti per interpretare il tuo ruolo? Non lo so. Direi Romola Garai perché la amo, ma non mi assomiglia per niente, quindi vabbè. 44. Quale consiglio ti è stato dato e che passi anche agli altri perché hai inciso tanto sul tuo cammino? Non saprei, non è che abbia ricevuto molti consigli. Probabilmente di non fermarmi, di andare avanti, di continuare, eccetera. 45. Quale consiglio daresti a chi non ha ancora trovato la sua divinità? come ho detto nei video precedenti, io non lavoro con una divinità precisa, quindi non lo so, non credo neanche che sia necessario avere un'unica divinità. Boh, basta studiare varie divinità, cercarle, trovare quella con cui sia più in sintonia, credo. Quindi studiare e informarsi. 46. Dove compri le tue erbe? Al supermercato oppure le raccolgo io? 47. Come ti sei sentita quando hai aperto il tuo primo cerchio? Stupido, spaventato, impacciato. Non ho aperto il cerchio, mai, da sola. Gli unici lidi in cui è stato aperto e chiuso un cerchio erano quelli che ho fatto in compagnia, quindi non è stato compito mio aprirlo e chiuderlo. 48. Qual è stato il tuo primo incantesimo che ha avuto successo? Non me lo ricordo. Non lo so. Probabilmente. Forse il primo incantesimo è quello di cui vi ho parlato in un altro video, quello con la mia amica, e ha avuto abbastanza successo perché siamo ancora amiche nonostante per qualche anno non ci siamo sentite per vari problemi, ma è una di quelle amicizie che anche se non ti senti tutti i momenti poi continua. Esattamente come se non fosse passato neanche un giorno. 49. Cosa fate per iniziare a meditare? Chiudo gli occhi, mi rilasso. Solite cose, controllo la respirazione, magari metto una musica rilassante, cerco di essere sola in casa. Nient'altro, anche perché poi dipende da che tipo di meditazione bisogna fare, c'è un conto se devo fare una meditazione guidata su qualcosa, oppure boh, così a caso. Non lo so, dipende dalla meditazione, di solito è la base comunque. 50, ami il giorno e la notte, pare si sia capito la notte. 51, come e quando hai capito che volevi intraprendere questo cammino? Questa è un po' più lunga, nel senso che fin da piccola io ho sempre percepito che le religioni monoteiste non facessero proprio tanto per me, soprattutto non il cristianesimo, il cattolicesimo,
come è stato insegnato fin da piccola. Fin da quando ho iniziato a studiare mitologia alle elementari, mi facevo domande su queste cose, quindi quando invece effettivamente ho lasciato un po' di più il cristianesimo, ho iniziato un po' di più a percepire questa quasi come il mio cammino, probabilmente è stato attorno ai 16-18 anni. E perché? Perché, come ho detto prima, non mi ritrovavo nel cristianesimo e, vabbè, ripeto, non facendo parte di una tradizione classica, e solo in quella, essendo abbastanza eclettica, cioè, si capisce il perché mi stesse stretta una religione monoteista. Quindi, quando ho capito che cosa c'era oltre, che cosa voleva dire essere pagani o streghe o come volete chiamarlo, ho capito che faceva per me. Ecco, alla 52 ho appena risposto: che tipo di pagano sei? Wiccan, eclettica, eccetera. Praticamente ho risposto alla stessa domanda nell'altro video. Eclettica, perché non appartengo a una tradizione stretta, non sono una Wiccan e prendo un po' spunto da tutto. Quindi credo che alla fine le divinità siano degli archetipi. Delle definizioni dell'energia acquisita da una certa forma. Quindi ognuno sceglie di interagire con la forma dell'energia universale, cosmica, come volete chiamarla, che preferisce. Per quello anche non è che ho bisogno di un pantheon stretto, dipende da cosa mi serve in quel momento e quale divinità fa più al caso mio. 53. Che colore per le candele usi di più? Il bianco perché in genere io uso le tea light perché ho sempre poco tempo e non riuscirei mai a bruciare un cero enorme o altre candele. Uso le tea light quasi sempre bianche. 54. Verso quale area vorresti veder crescere la tua arte? Tutta, un po' tutto perché, come ho già detto, sono, nonostante siano tanti anni che pratico, in realtà la pratica è poca, quindi dovrei forse crescere proprio la parte della pratica, di rituali, di celebrazioni, incantesimi, eccetera. 55. Preferisci comprare o realizzare da sola i tuoi strumenti? Dipende, ripeto, io non uso tanti strumenti, se sono i tarocchi ovviamente preferisco comprarli, anzi farmeli regalare. Se è il calderone me lo faccio, cioè lo compro, ma se è le rune per esempio me le sono fatte. La bacchetta non la uso, non penso che la userò mai, ma se dovesse servirmi me la farei. E così anche altri strumenti, è abbastanza facile da fare a casa perché per quanto io sia una creativa, non sono così tanto brava. 57. Al tuo primo incantesimo eri solo con una coven? Sola? O forse con la mia amica, ma sì, forse il primo è stato quello con la mia amica, quindi non proprio una coven, però non proprio sola. 58. Qual è la tua candela preferita e la tua formazione di incenso preferito? Allora, io, la mia candela preferita si intende come colore o come odore? Perché, vabbè, in genere amo le cose al rosa, queste cose così. Amo le candele, quelle profumatissime di Ikea o tipo adesso sono uscite al Lidl per Natale delle candele che sanno di arachidi ricoperte caramellate, che sono buonissime. Se il colore la bianca, profumazione di incenso, penso l'olivano, il classico.
quello da chiesa proprio. 59. Qual è il tuo posto preferito dove vai per essere in contatto con la natura? Come ho detto in un altro video, non sono una che sta tanto alla natura perché purtroppo vivendo in città non ho, cioè ci sono i parchi, ma i parchi sono pieni di gente, non è che sia proprio il massimo. Sicuramente se voglio solo stare a contatto con la natura e non praticare, meditare o fare altro, sicuramente parchi della mia città, ne ho un paio qui vicini, due proprio dietro casa che sono molto carini e ci andavo fin da adolescente, quindi sicuramente quelli, se proprio ho bisogno di contatto con la natura, stretto e sono in città, non posso fare diversamente, altrimenti anche in montagna o sì, di solito in montagna. 60, l'ultima per questo witchtag, questa parte del witchtag, forse è più breve. 60, credi nelle creature fantastiche, unicorni, gnomi, elfi, fate? Ma sì, non ho mai avuto contatti con loro. Unicorni, un po' meno. Gnomi, elfi, fate, penso che siano, cioè sono tutti, fanno tutti parte del piccolo popolo e penso che siano entità un po' simili. E quindi sì, ci credo, ma non ho mai avuto modo di contattarli. Bene, vi lascio, ma in realtà ci vediamo fra pochissimo con l'ultima parte del Witch Tag che farò un altro video. Ciao e alla prossima!